Le prossime 48 ore saranno forse decisive per sciogliere alcuni nodi sulle elezioni amministrative che si terranno a cicli il 27 di novembre. Nel weekend sono previste una serie di riunioni che potrebbero essere risolutive al fine di individuare coalizioni e nome di candidati sindaco, ma intanto anche ad impegnarsi non si capisce nulla. Tutto sembra fermo in attesa che si sblocchi la situazione interna al PD, una situazione che sembra apparire complessa e controversa, ma che comunque, per forza di cose, dovrà essere risolta in breve tempo. Anche se non sono arrivate comunicazioni ufficiali, appare improbabile che domani possano tenersi le primarie, tanto volute dal circolo Cicli Democratica, che avrebbe messo sul tavolo il nome dell'ex senatore e sottosegretario Mario Crepinti, che però non sembra apprezzato dal primo circolo, che invece sembrerebbe puntare su Omar Falla. Il fatto è che nel PD si gioca tutto sulla coalizione che verrà, perché se è vero che la segreteria provinciale ha approvato di fare le primarie, sembra altrettanto veritiero che la stessa segreteria abbia condiviso la strada individuata dalla senatrice Padua, quella cioè della coalizione che coinvolga i partiti di governo, che in città viene tradotta nell'accordo tra il Partito Democratico, l'UDC di Orazio Ragusa e forse il nuovo centrodestra di Nino Minardo, che magari potrebbe arrivare in seconda battuta. I componenti con anima di sinistra del Partito Democratico non sono disposti ad accettare un compromesso di questo genere ed è a loro che si è rivolto anche Lino Carpino di Scicli Bene Comune durante la trasmissione di ieri sera di Canale 74 sulle amministrative di Scicli. E faccio un appello proprio a cuore aperto ai compagni che ancora tuttora credono di poter riformare il PD e di farlo ritornare a qualcosa che era molto più simile ai DS di 10-15 anni fa. Il PD purtroppo si è spostato dal centro, di questo centro-sinistra, la parola sinistra la potete abolire letteralmente. Abbandonatelo, cercate di adottare il progetto che c'è a tutt'oggi a sinistra, di sinistra italiana, che lì ritroverete tanti, tanti veri compagni. Il PD ormai è andato da un'altra parte, si sta vedendo a livello locale quello che hanno provato a fare e realizzato a livello nazionale. Se nel secondo circolo del PD si continua a discutere, dall'altra parte sembra tutto deciso e sancito da un verbale sottoscritto il 17 di ottobre, dove si ribadisce che la linea del PD è quella di lavorare per una coalizione allargata ai partiti di governo. Il punto è capire fino a che punto sono disposti a spingersi i componenti del secondo circolo per far valere le proprie ragioni. Sono davvero disposti a creare una spaccatura? Se nel PD ci sono problemi, nel fronte opposto non si scherza ed ecco che adesso è venuto fuori il nome di Angelo Giallongo come possibile candidato di una coalizione di centrodestra sotto il simbolo di Forza Italia. Giallongo, dal canto suo, avrebbe dato la sua disponibilità, a patto che ci siano le condizioni e soprattutto che ci sia chiarezza, ma tutto questo implicherebbe passo indietro di Maria Borgia, passo che sarebbe stato richiesto dal commissario di Forza Italia Giovanni Mauro, ma che sarebbe stato respinto a mittente dalla stessa candidata che dopo mesi di lavoro e dopo averci messo la faccia non comprenderebbe il motivo di tale scelta che rappresenta una logica vetusta di far politica. Pare che la scelta della candidatura di Giallongo sia maturata dalla volontà di ricompattare il centrodestra al fine di presentare un unico candidato. Una scelta che sarebbe approvata anche dall'onorevole Giorgia Assenza, che avrebbe invece manifestato non poche perplessità sulla candidatura della Borgia. Infine si registra l'imminente ufficializzazione di Concetta Morana quale candidata sindaco del Movimento 5 Stelle e si registrano anche i primi problemi con la raccolta delle firme per la presentazione delle liste civiche. Pare che ieri, infatti, siano state annullate diverse firme. Per alcune liste la strada è davvero in salita.